Eccoci qui, siamo live Andrea e incominciamo questo pomeriggio di Io ci sto, è una rassegna la nostra che porta gli autori nelle case, è nata per il lockdown in realtà, per non interrompere il dialogo tra gli scrittori e il pubblico, per dare opportunità anche a chi aveva pubblicato di recente di poter parlare del proprio libro, però è diventato un appuntamento consueto, un appuntamento a cui abbiamo notato il pubblico è affezionato, anche ora che abbiamo programmato una serie di attività in libreria, molti ci chiedono di mantenere questo appuntamento online che consente a chi lavora, a chi è solitamente insomma è un po' impicciato a quest'ora di potersi sintonizzare comunque. E infatti, io già saluto i nostri 15 per ora ascoltatori che incominciano con noi questo pomeriggio. Chiaramente credo che tu conosca Io ci sto, Sì, Andrea, la conosco bene. questa è una libreria che conosci molto bene, quindi i saluti sono da parte di Claudia Migliore, di Alberto Della Sala, che è il direttore della nostra libreria, e un saluto a tutti i soci e a tutti i lettori che ci stanno seguendo. Io ho il privilegio di scegliere dei bei libri, questo lo posso dire. Andrea non ama le presentazioni, ma posso dire subito che comunque scelgo i libri e gli autori che mi piacciono, e questo è quello che mi resta di bello, insomma, di questa attività. E quindi di Andrea dirò pochissimo: è un critico letterario, editorialista per numerose testate, anche autore di programmi radiotelevisivi di successo, in cui si occupa però prevalentemente di libri, cultura e società. Questo lo diciamo perché libri, cultura, letteratura e società, secondo me, sono un po' le direttrici di lettura anche del diario dello smarrimento, cioè non pensiamo soltanto ad un racconto intimo che c'è senz'altro ed è diciamo la spina dorsale che però permette diciamo ad Andrea di instaurare immediatamente quel dialogo con il lettore su quelli che sono temi esistenziali, mi permetto di dire, ma anche temi sociali. E mi ha attratto subito il dia, mi ha chiamato quando durante il lockdown la parola smarrimento mi sembrava un po' la cifra interpretativa dello stato d'animo di quei giorni, forse smarrimento, forse anche stordimento, incapacità di decifrare quello che avviene. Ovviamente il libro però non è uno dei libri post-Covid o di fase 1, fase 2, fase 3, ma è un libro che nasce un anno prima, almeno, cioè un anno prima arriva in libreria e nasce da un lavoro sedimentato, da una raccolta di pensieri, meditazioni che sono state sicuramente, ecco, raccolte un po' postume. E questo è sicuramente la prima cosa che io volevo sottolineare, cioè come fa uno scrittore non solo a essere sintonizzato col suo tempo, ma spesso anche ad avere uno sguardo oltre, che va oltre. Penso sia questo forse una delle fascinazioni più forti della letteratura, no? Questa capacità quasi di preveggenza, perché ovviamente noi qui non troveremo nessuna parola riferita al coronavirus, però lo stato d'animo, gli stati d'animo, perché poi sono diversi gli stati d'animo, raccontati, affrontati, sono quelli un po' di questi giorni, cioè il senso di smarrimento. Smarrimento, tu a un certo punto hai anche usato poi tutta una serie di cose bellissime, sradicamento, disappartenenza, sperdutezza. Hai detto tutte queste parole anche abbastanza poetiche, secondo me, per il loro suono. Su questo, Andrea, partiamo da qui. Ma lo smarrimento è un dato di questo tempo, forse un dato dell'umanità, soprattutto nei momenti di passaggio, diciamo, però è un dato anche dell'individuo messo alla prova messo di fronte alle prove della vita, diciamo, e credo che sia quindi un dato eterno dell'uomo durante le varie fasi della sua vita. Credo che sia un dato che diventa collettivo nei momenti di passaggio e credo che noi stiamo sperimentando una cosa che non era mai avvenuta prima, e non mi riferisco affatto al coronavirus,
Cioè il fatto che cambiamo civiltà quasi ogni mese, insomma, no? Cambiamo abitudini, filosofie, costumi, egemonie ogni giorno. E mai nessun corpo umano nella storia ha dovuto subire tanti e tali cambiamenti con questa velocità. Cambia tutto, cambia la letteratura, cambia il modo di amare, cambia il modo di pensare ai figli, alla morte, alla malattia, al futuro, alle patrie, all'economia. E quindi inevitabilmente questa velocità della storia. Questa velocità della storia crea smarrimento, crea confusione, crea spertutezza. Quindi ci sono vari livelli. E il livello però personale è quello più lacerante, perché alla fine questo cammino che è la vita è un cammino che a volte veramente stordisce per quanto è difficile, per quanto è complicato, per quanto suscita sentimenti di commozione, di rabbia, di paura, di angoscia, no? Insomma, almeno questo vale per me, poi vedo anche che ci sono delle persone che riescono a trovare un punto di equilibrio, un punto di serenità, un punto di accettazione, diciamo. Però io personalmente ho sempre vissuto le prove della vita con questa inquietudine, con questo affanno, con questa dispnea, con questa fame d'aria, insomma. E quindi credo, poi l'altra domanda tua era come riesco a cogliere, diciamo, tu parli di sintonia con il mio tempo, e questo è come dire il grande come dire, lascito di una civiltà contadina, alla quale sono cresciuta, che è tutta retta dal principio di realtà, nel senso che nella civiltà contadina tutto ciò che è orpello, tutto ciò che è maniera, tutto ciò che è edulcorazione viene rifiutato. Nella civiltà contadina vale soltanto il principio di realtà, la dura realtà, e questo è un dato che mi è rimasto addosso e che poi si è anche, come dire, rafforzato nel tempo con una mia ideologia così molto materialistica, soprattutto nell'analisi, diciamo. Poi non voglio dire che non ci siano anche livelli metafisici nel mio sentire, ma fondamentalmente sono uno che analizza le cose con uno spietato materialismo, diciamo, no? Con realismo e materialismo. In realtà attira subito questo titolo anche perché mette insieme due parole che secondo me sono declinate con un'accezione abbastanza larga, sia proprio la parola diario, perché in realtà non è un diario in senso stretto, o forse è un diario propriamente letterario per il tipo di operazione che tu fai, uno zibaldone di pensieri, ma in cui confluiscono anche proprio dei generi diversi, c'è molta narrativa, ci sono dei veri e propri ritratti umani che emergono tra queste pagine, bozzetti, episodi, viaggi. Racconti di viaggi in continuazione, poi su questo mi voglio un po' soffermare con te, no? Su questa dimensione proprio del viaggiare, e allo stesso tempo poi pensieri e riflessioni. Quindi è un po' un essere un sui generis, andare oltre il genere, ma forse anche per suggellare invece dentro questo genere, un'appartenenza letteraria più forte, almeno io l'ho letto così, e non consiglio di leggerlo con dei rimbalzi, con delle lacune, perché poi l'altra cosa che mi ha colpito è il senso narrativo dalla prima all'ultima pagina, perché secondo me c'è, non so quanto sia consapevole, forse su questo mi puoi aiutare tu, però c'è una costruzione narrativa. C'è un inizio, uno svolgimento e una fine, come dire, si attraversa un'esperienza che è narrativa, cioè si va verso un finale. Ma guarda, su questo devo dire, sono abbastanza allibito. Io non sono uno nemico del mercato, nemico del commercio, diciamo, perché il commercio è l'anima dei popoli, l'anima della storia, quindi lungi da me un atteggiamento moralistico nei confronti del commercio, dell'industria libraria, eccetera. Ma io questo feticismo del romanzo, del romanzesco che sto vedendo negli ultimi anni, lo derubrico a subcultura, diciamo, critico-letteraria, cioè per me è veramente
una forma di totale ignoranza della storia della letteratura, diciamo. Il romanzo è una delle tante forme attraverso le quali ci si può esprimere, ma non è assolutamente la forma principale, non è il genere principale. Questa è una fissazione, una regressione, diciamo, un feticismo del nostro tempo. Vabbè, no? si colloca, come tu hai detto, in un'ottica di mercato, ma io non lo dicevo in questo. Io No, 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 ma non dico in avevo generale. fatto dei tentativi di lettura, vedi, questo è il mio libro. Le più grandi opere della letteratura italiana di tutti i tempi non sono romanzi, diciamo, no? Cioè, se io penso alle opere di Poliziano, se io penso alle opere di Dante, di Petrarca, ma parlo anche della prosa, se penso alle epistole, se penso, diciamo così, alle orazioni, ai testi anche quelli più pedagogico-didattici, se penso alla tradizione poetica, se penso alla tradizione esegetica, se penso alla tradizione della prosa non romanzese, cioè, devo soltanto inchinarmi di fronte a questa tradizione polimorfa, policentrica, diciamo, no? E il romanzo è sicuramente, poi dall'Ottocento in poi, a partire principalmente dall'Ottocento in poi, assume una sua rilevanza, diciamo, no? Anche per ragioni sociali, ma insomma è una cosa che scopro con raccapriccio adesso, negli ultimi anni, questa cosa di pensare che il romanzo sia il genere principale. Io aggiungo che veramente le opere principali della letteratura italiana negli ultimi anni non siano assolutamente romanzi. Cioè, per esempio, trovo una saggistica a volte che ha vertici letterari molto alti, trovo per esempio una poesia che sta a livelli molto alti, mediamente, trovo anche dei testi spuri, diciamo ibridi, da un punto di vista del genere, molto, molto interessanti. Il romanzo spesso è puro volontarismo, è pura disciplina, puro lavoro, diciamo così, che riproduce formule, stereotipi, che insomma, io devo dire la verità, poi col passare degli anni ci si annoia con sempre maggiore facilità. Ecco, io devo dire che mi annoio molto con i romanzi di oggi, proprio perché sento il meccanicismo, sento il volontarismo, sento insomma quella cosa per cui uno deve fare il romanzo. Ma io dico, scrivete dei libri veri, non pensate al genere, pensate a scrivere libri veri, anche sbagliati, anche rotti, anche fratturati o, come dire, frantumati, che siano veri però, dove c'è una notizia vera di noi in questa avventura che è la vita, ma che è anche la nostra vita in rapporto alla tradizione. Il problema è avere qualcosa da dire, come tu dicevi giustamente, se io mi metto in maniera volontaristica e utilizzo delle tecniche narrative e ci metto il lupo nel bosco e la fanciulla che ha il cestino in mano, ovviamente, ma non ho la visione, quello è il problema. Il problema spesso è la mancanza di una visione, perciò il rapporto col proprio tempo, il rapporto col proprio passato. E venendo allo smarrimento, io penso che il binomio poi di questo titolo è particolarmente accattivante, soprattutto per la varietà polisemica del termine smarrimento, perché diciamo il pellegrino smarrito è smarrito non solo secondo un dato esistenziale, ma almeno come l'ho letto io, si smarrisce in questo viaggio attraverso i luoghi. Luoghi vari che sono richiamati, descritti, connotati in maniera molto forte. Tu hai poi raccontato il tuo rapporto con i luoghi. Io leggo ciò che hai scritto: il mio rapporto assurdo con i luoghi, questo percepirli come un'estensione del mio corpo, questo vivere le strade, le città, i paesi come svincoli, organi, pezzi di me. È una cosa che mi ha colpito molto, perché io penso che i luoghi siano veramente imprescindibili per uno scrittore, che ogni scrittore crei i suoi luoghi. Cioè, in fondo, poi questi luoghi di cui tu parli sono i luoghi tuoi, veramente i tuoi, no? E poi diventano altro, quello sfondo sociale, perché si parla molto di sud in questo diario, e si affronta molto. C'è un aereo. Va bene. Si parla molto di. È la vita che riprende. È bello, bello. Si parla molto di sud, e dopo poi magari leggiamo qualcosa. I luoghi sono quasi un'ossessione, sempre per parlare col tuo lessico, no? Di quanto siano importanti anche le ossessioni.
Io sono figlio di emigrati. Io sono nato e cresciuto in Svizzera, ho vissuto 11 anni in Svizzera, poi 9 anni in Basilicata e poi da 24 anni vivo a Roma. E quindi ho un rapporto compromesso, nevrotico con i luoghi, perché io non so bene dove è casa mia. Io non ho messo radici da nessuna parte, non sono a casa né in Svizzera, né in Basilicata, né a Roma. Io ho sempre vissuto da accampato, ovunque sono stato, ho sempre vissuto con la sensazione provvisoria di chi non ha una casa, di chi sente di non averla e di chi non ha fatto mai nulla per averla, perché forse quel problema lì non l'ho mai risolto e forse non riuscirò o non vorrò mai risolverlo. Quindi una casa non ce l'ho, sono uno con molte radici ma senza casa. Sono ossessionato quindi dai luoghi proprio perché non li posseggo, proprio perché non posso dire sono nato, cresciuto, accolto, avvolto da quel luogo. Sono una persona in questo senso abbastanza randagia, diciamo, no? E infatti mi trovo molto a mio agio nei quelli che una volta si definivano, a torto secondo me, ma con una formula suggestiva, non luoghi, no? Marc Augé coniò questa definizione di non luoghi, mi piacciono molto le periferie, i bar un po' così scrostati e tristi, mi piacciono gli autogrill, mi piacciono le autostrade, gli aeroporti, mi piacciono quei luoghi dove fondamentalmente non c'è una forte caratterizzazione identitaria, dove mi posso permettere il lusso di essere quello che sono, cioè una persona senza una identità precisa, senza un lessico preciso, senza una lingua precisa. Io ho un rapporto anche molto difficile con la lingua italiana, che non è la mia prima lingua, ma è la mia terza lingua. Perché io prima assimilo il tedesco nella sua variante dialettale zurichese, poi assimilo il dialetto di Rotonda, delle campagne di un paese che si chiama Rotonda, e poi in terza istanza mi approccio con la lingua italiana, che per me continua ad essere un abito, non è il mio corpo, è un abito che io indosso ogni mattina mi metto addosso una cosa che si chiama lingua italiana, ma che non è la mia lingua, spesso ho dei dubbi, mi perdo mentre parlo perché non riesco a comprendere fino in fondo la sua natura, la sua struttura segreta, diciamo, quindi è un rapporto in questo senso compromesso. Poi c'è anche un'altra cosa che mi affascina molto negli altri, cioè quando invece sono fortemente gli altri caratterizzati da un'identità precisa, da un'adesione profonda e precisa con un dato territorio, quando la loro lingua e il loro corpo coincidono, io sento una forte attrazione per chi ha un'identità forte. E quindi a volte addirittura arrivo al punto di confondere il loro corpo e la loro lingua, il luogo e il corpo, insomma, proprio perché ho questa ossessione identitaria, questa ossessione di trovare casa. Schopenhauer diceva che in fondo la filosofia, in ultima istanza, non è altro che il disperato tentativo di tornare a casa, e di tornare a casa, cioè di stare in un posto sicuro, ma veramente sicuro. E io ho fatto sempre, la sento molto mia questa riflessione di Schopenhauer, la filosofia è tornare a casa. E in fondo continuo a cercare questa casa, continuo a cercarla, ma so che non la troverò mai, perché uno scrittore paga un prezzo. Gli scrittori, io capisco questo bisogno che hanno tanti di dire che lo scrittore è anche una figura allegra, felice, ilare e quant'altro. Mi sta bene, non voglio assolutamente entrare in polemica con chi ha un'idea diversa di letteratura, però per come la vivo io la letteratura, per il tipo di problematiche che per me significa affrontare, eccetera, la letteratura è un luogo abbastanza problematico, difficile, dove gli attrezzi del mestiere sono appunto la disappartenenza, la solitudine, lo smarrimento. No, questa cosa di non avere mai una casa, di non avere mai un posto sicuro, di vivere sempre un po' come se fosse ogni giorno l'ultimo, quindi senti questo fiato sul collo, senti questa angoscia, senti questo affanno. Io non posso essere diversamente, vorrei a volte esserlo, ma non lo sono, ma gioco a carte scoperte e quei pochi lettori che ho mi apprezzano a volte anche per questo mio non barare mai. Io non ho mai scritto un rigo nella mia vita per assecondare qualcuno, ho sempre detto non affezionatevi, non voglio un pubblico, non ho mai voluto un pubblico perché non ho mai voluto deludere nessuno. Chi mi vuole leggere mi fa piacere, ma io non voglio veramente assecondare nessuno. Quando ho scritto qualcosa l'ho scritto veramente con quell'emergenza, con quell'urgenza fisica proprio di chi sa che ogni giorno potrebbe essere l'ultimo e ogni parola detta l'ultima
l'ultima che ti è stata data la possibilità di pronunciare. Tu dici a un certo punto, io non lo sto cercando, ma poi ho messo tante e tante di quelle orecchiette che mi sono confusa da sola, quindi il metodo è stato fallimentare, però tu a un certo punto hai scritto alla fine la casa è sempre una sola, no? Questo per tornare a quello che dicevi prima, e mi ha colpito molto questa idea che poi condivido fondamentalmente, che credo non coincida nemmeno per forza con un luogo fisico, questa idea di casa innata, diciamo, che abbiamo dentro. Però diciamo, leggendoti senza ascoltarti, sicuramente una scelta di latitudine, almeno di latitudine, mi sembra che ci sia. E chiaramente una scelta dolorosa e contraddittoria, che credo sia tipica di tutti noi che ci sentiamo persone del sud, almeno io. La premessa che devo fare a questo tuo discorso, giusto, è che io non sono un cittadino del mondo, nel senso che mi è capitato per lavoro nella vita di viaggiare anche, ma devo dire che i luoghi dove io ho una dialettica, una dinamica sentimentale, affettiva, culturale aperta, sono pochi, e sostanzialmente si riducono al Mezzogiorno, all'Italia del Sud, diciamo, da Roma in giù. Io sento che sto dentro un luogo che dove io sento di poter esprimere, di poter anche rispecchiarmi in qualche modo, no? È chiaro che con il Sud ho un rapporto molto contraddittorio, perché sono legato, cioè, a me piacciono tante cose del sud e spesso non mi piacciono tante cose che stanno dentro le cose che mi piacciono, e quindi sono in continuo conflitto. Ma questo credo che valga per tanti, per dire Napoli, no, che è una città che amo molto e sulla quale ho scritto anche in passato tanto, è una città che io amo follemente, ma che chiaramente a volte mi suscita anche sentimenti di così, di perplessità, per tutta una serie di difetti che io riscontro. Ma questo vale anche per il mio paese, per la Basilicata, per la Calabria, per la Puglia, ovunque vado sento che c'è però qualche cosa che si avvicina a quel sentimento di casa di cui parlavo prima. Il Mezzogiorno è il luogo dove io sento che c'è una strada. La strada è per me il Mezzogiorno, e che fino a un certo punto coincide con il meridionalismo, e c'è anche una componente spirituale, se vogliamo, perché vedi, la cosa che forse non ho detto prima è che è vero che io sono dilaniato da questo principio di realtà e da questo materialismo storico, no? Per cui la mia analisi è tutta così dettata da questo bisogno di sapere, di vedere l'aspra verità, ma in me agisce al fondo da sempre una profonda e struggente nostalgia del sacro, anzi direi di più del divino, di Dio. Io vengo da una famiglia religiosa, da una civiltà profondamente religiosa, e ho avuto la sfortuna di essere uno dei primi, calcolando i millenni che hanno avvolto, di millenni di sacro che hanno avvolto queste civiltà, uno dei primi ad aver avuto la sfortuna di non avere una prospettiva ultraterrena, di non riuscire a dare un senso alla morte, al dolore, alla dipartita, alla scomparsa del corpo, per esempio, no? E quindi ci siamo dovuti inventare nuove forme di nuove risposte, nuove forme di calore, nuove forme di, anche se vogliamo, di annullamento del tormento, no? Illusioni di sopravvivenza, diciamo, parole e illusioni per la sopravvivenza, però risposte sempre precarie, diciamo. A me sconcerta moltissimo che quando si analizza l'Occidente in generale e il Mezzogiorno in particolare, che non si tenga conto del fatto che il più grande trauma, in ultima istanza, che il Mezzogiorno e l'Occidente intero ha vissuto e vive, è il tramonto di Dio, cioè la morte di Dio. La morte, non è, di Dio. È qualche cosa che ha ferito a morte. È una storia, una grande storia, un popolo, una civiltà, no? Che fino a qualche decennio fa riusciva a immaginarsi in una prospettiva temporale, progressiva, eterna, no? Che oggi non fa fatica, è il motivo per cui siamo tutti ossessionati dal tema medico, dal tema sanitario. Il prete oggi è stato sostituito dal medico, è il medico a dare la soluzione, è il medico a dire
vai in pace, no? Quando hai i valori a posto, quando stai bene, eccetera. Non è più il prete non dà più risposte. Sono risposte manieristiche quelle del prete, sono citazionistiche della nostra storia. È come quando uno per disperazione si inventa un'identità, una tradizione, se la inventa, se la reinventa, se la mette addosso appunto come a carnevale ci si traveste, ma è appunto un manierismo, non è una verità. La verità di Dio è una verità che abbraccia veramente sempre meno persone, purtroppo, perché invece quello sguardo, quel di Dio su di noi, dava senso a tante atrocità alle quali noi oggi non riusciamo a dare un senso. Noi abbiamo vissuto secoli nei quali si riusciva a dare un senso anche alla morte di un figlio, si riusciva a dare un senso alle sciagure peggiori, altro che il coronavirus, altro sì. Che il coronavirus. E oggi è chiaro che noi non possiamo che medicalizzare, clinicizzare la nostra società, perché nessuno riesce a darci altre risposte. Ma d'altronde anche la stessa paura, no, di questa pandemia, io non dico che non bisogna avere paura, però come si è gonfiata questa paura, come abbiamo vissuto questo senso collettivo della paura, e perché, come tu giustamente dicevi, non c'è prospettiva altra che non sia quella perfetta sanità, perfetta bellezza, perfetta giovinezza. E purtroppo devo dire, condividendo pienamente la tua iniziale polemica con l'idea di romanzo, io polemizzo anche con un certo tipo di anestesia che la letteratura oggi perpetua, rispetto invece a quello che secondo me è il suo ruolo, cioè di essere scomoda, di andare a scavare dentro la contraddizione. È una civiltà che ha vissuto da un lato il trauma della morte di Dio e dall'altro subito l'anestetico per rifuggire la paura di tutti i temi, del dolore, della morte, della fragilità, che potevano trovare invece in una prospettiva metafisica un loro senso, una loro collocazione. E noi paghiamo questo. E lo si paga anche da scrittori, a meno che non si faccia la scelta, come giustamente tu dici, di scrivere ciò che è urgente e di scrivere in autenticità. Io penso proprio la parola diario rappresenti proprio questo, cioè mi mostro un'autenticità di pensiero non filtrata da altro, cioè dal personaggio, dalla storia, da altra voce, perché ho urgenza di raccontarmi per raccontare, perché poi alla fine quest'uomo che si incontra tra le pagine di questo diario è un uomo con cui molti di noi hanno tante cose da condividere. Però su questo voglio dire una cosa. Te ne è data licenza. È vero che sono sempre andato in territori sempre di autenticità e comunque in cui ho rischiato qualcosa, in cui mi sono messo in gioco personalmente, a volte anche con impudicizia, vergognandomi anche di certe scoperture personali. Però devo dire che io ho sempre dialogato in ogni rigo che ho scritto con la tradizione letteraria, cioè nel senso che io sono, posso anche abbracciare per una mia irruenza corporale, linguistica, stilistica, i generi anche più naïf, anche quelli più bassi, più popolari, ma lo faccio sempre con una consapevolezza profonda dal punto di vista letterario, cioè io sono uno che sa esattamente quando scrive, in che contesto storico scrive e in che rapporto sta rispetto alla tradizione. Ma infatti l'ho detto all'inizio che non è un vero diario, ma è un diario letterario. Poi non volevo sovrappormi alla tua voce perché chiaramente il pubblico sta qui, ci sono adesso 47 persone fisse che ti ascoltano, stanno qui per sentire Andrea Di Conso, non la mia interpretazione di Andrea Di Conso. Però io... Anche te, perché se provo a dire qualcosa, se riesco a dire qualcosa di sensato, e anche grazie agli interlocutori, perché a volte, no, lo voglio dire, a volte lo dico veramente senza veramente nessuna cattiveria, lo dico anzi con simpatia e affetto, ma a volte ti fanno delle domande talmente incongrue per cui tu dici inevitabilmente delle banalità. Io dico a domanda scema do risposta scema, questo detto in sorgoglio. Con tutta la buona volontà, a volte faccio fatica anche a concentrarmi.
so perché mi fanno delle domande, a volte mi hanno fatto anche delle domande su degli argomenti dove io sono un noto tuttologo, cioè uno che ha molte curiosità e molte passioni, domande su temi che veramente lì veramente non ci sono mai arrivato. Non lo so, va bene. No, invece questo è un nodo fondamentale, cioè un diario letterario, che cos'è? È un genere letterario vero e proprio. Non parliamo di una scrittura ingenua, parliamo di una scrittura che continuamente dialoga con la tradizione. E per questo io dicevo, tu hai scelto una latitudine, che è anche una latitudine letteraria, perché io ho sentito fortemente la tradizione letteraria alla quale tu ti sei agganciato, non solo per le citazioni, per i racconti, per le tue frequentazioni, ma anche, per esempio, vedi, a proposito del sud, leggo un pezzetto e poi dico cosa ne ho pensato. Quando tu hai detto, ho avuto questa percezione, il sud è la terra dove quotidianamente falliscono sia la modernità che la tradizione. E questo fallimento è tanto più forte perché i meridionali, per contrastare l'horror vacui, il senso di inferiorità, il fatto di abitare senza accettarlo una contrastante e disordinata terra di nessuno, esaltano fanaticamente ora l'una, ora l'altra opzione, procedendo come sempre per una invitta cultura della fame, per accumulo anziché per discernimento. Mi fermo qui. Io che cosa ha suscitato in me tutta questa la tradizione letteraria? Si è interrogato proprio su questo rapporto di questa terra che sta in mezzo, questa zona grigia tra la tradizione, che è fondamentale, perché nella tradizione noi abbiamo le nostre radici culturali. Tu prima mi parlavi di una tradizione contadina, senza la quale veramente c'è una disappartenenza. Io poi sono mezza calabrese, quindi ho molto, anche se ho frequentato pochissimo la Calabria, ma ho dentro questi temi e questo forte radicamento al sud. Dall'altro, l'incapacità di agganciare la modernità. E io penso, per esempio, Verga ha raccontato nei suoi romanzi, in entrambi, Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, la fine dei Malavoglia, il finale dei Malavoglia, con questo personaggio che resta a guardare l'alba sempre uguale sua citrezza, sapendo che deve andare via e che non sa cosa fare però in quel mondo. Quindi io questo vorrei dirlo, questa è un'opera letteraria, non è il diario personale, altrimenti creiamo anche per tutti quelli che ci stanno ascoltando, io ho un gruppo anche di scrittura, no? Parliamo spesso del rapporto tra biografia e letteratura, cosa è lecito, cosa non è lecito, che tipo di artificio occorre operare quando la propria vita diventa, diciamo, oggetto di narrazione. E questo era giusto. E che cosa ancora io ti volevo dire? Della morte hai parlato tu, ma vogliamo continuare a parlare del rapporto con la letteratura? A me piace molto quello che tu dici a proposito del rapporto tra letteratura e vita. Tu hai detto che la letteratura non ti ha mai tradito, ma tu spesso ti sei sentito traditore nei confronti della letteratura. E questa era una suggestione che mi piaceva tantissimo e di cui mi piaceva parlare con te. La vita. Beh, questo sì, questo è un tema importante perché non ho mai amato gli scrittori di professione. Ho sempre amato gli scrittori che sono rimasti, anche diventando importanti a livello mondiale, che sono sempre rimasti dei dilettanti. E mi ricordo appunto le pagine sul dilettantismo che ha scritto Alberto Savinio da questo punto di vista, cioè lo scrittore come dilettante, nel senso che non sta in un professionismo, non sta in un... essere scrittore è innanzitutto una condizione esistenziale. Ci sono tanti scrittori che non scrivono libri, ma che vivono da scrittori. È una condizione psicologica, un'attitudine, è un corpo, lo scrittore ha un corpo. E non sono mai stato uno scrittore di professione, perché? Perché la vita mi è piaciuta sempre tanto. Mi sono piaciuti gli altri, mi è piaciuto sempre sporcarmi le mani, andare a vedere, andare a curiosare, il motivo per cui ho fatto sempre tanti lavori, il motivo per cui ne cambio sempre in continuazione, il motivo per cui conosco tante persone, il motivo per cui non mi basta mai la vita, anche se poi sono molto fedele a quelle poche cose che fanno parte della mia anima, diciamo, cioè sono uno molto molto fedele,
però sono anche uno molto curioso della vita, la amo, gli altri, che a volte anche verso i quali provo come tutti, a volte rabbia, a volte disprezzo, a volte un atteggiamento di disprezzante rifiuto, eccetera, però gli altri mi sono sempre piaciuti molto, li ho sempre osservati, cercati e quant'altro. E quindi inevitabilmente la mia opera è stata molto distratta, è stata distratta dalla vita. E sono uno di quelli che a volte mi capita di ripensare a quei giovani, a quei ragazzi che negli anni, alla metà degli anni 10, andarono volontari nella prima guerra mondiale, no? Mi riferisco soprattutto ai ragazzi che si erano raccolti intorno alla Voce, alla rivista di De Robertis e Prezzolini, cioè, perché questi ragazzi sentivano un'urgenza superiore, un dovere morale superiore, che è quello sì di onorare sempre la letteratura, la grande letteratura, ma che poi in ultima istanza ha senso soltanto se regge alle grandi, diciamo, alla prova della vita. Sul confine fra letteratura e vita accadono cose molto interessanti. Gli scrittori che stanno pienamente nell'opera, nella letteratura, non mi sono mai piaciuti, non mi sono mai interessati. Per dire, Proust a me non interessa. Non mi interessa, non ne riconosco nemmeno l'importanza per quanto mi riguarda, nel senso che non è un tipo di atteggiamento il suo che possa insegnarmi qualcosa, ma per mio limite, per mio, come dire, per mio deragliamento, per mio essere in un luogo totalmente opposto al suo. Mi interessa invece un libretto come esame di coscienza di un letterato di Serra, perché appunto un ragazzo, non un uomo, un ragazzo che dice, spiega perché parte volontario. Perché contro la guerra, ma decide di partire volontario della prima guerra mondiale. Ecco, in quell'opera io sento che c'è un fuoco che è esattamente il fuoco della mia vita, il fuoco della letteratura. Quindi non ho bisogno di leggere Proust, mi basta leggere Serra. E il problema qual è? Il problema è che bisognerebbe trovare un equilibrio fra letteratura e vita, e questo equilibrio è molto molto difficile da raggiungere, perché se prevale troppo la letteratura, prevale il professionismo, e se prevale troppo la vita, prevale il vitalismo. E quindi è chiaro che le persone che hanno questo tipo di atteggiamento come il mio rischiano alla fine di non fare né grandi vite e di non fare nemmeno, di non diventare nemmeno grandi scrittori. È un rischio che so benissimo di correre, di cui non me ne importa nulla. Vabbè, questo poi non lo decidiamo noi, fortunatamente. Diciamo che ci sono anche dei giudizi postumi sulle vite. Vabbè, grandi vite non saprei definirle, oggi come oggi, no? E tu, per esempio, a proposito dell'amore, e non è un saltare di palo in frasca, ma è sempre perché lo scrittore evidenzia la contraddizione. Io penso che la contraddizione sia l'unico dato reale della realtà. Voler appianare sempre tutto, no? Trovare questa benedetta quadratura del cerchio è un altro dei miti, non so se di quest'epoca o in genere, però forse in quest'epoca mi sembra ci sia un'amplificazione di qualsiasi cosa, e voler trovare sempre la quadratura del cerchio, quindi la famiglia da mulino bianco. Mi piace moltissimo la citazione di Ovidio: nec sine te, nec tecum vivere possum, non posso vivere né con te né senza di te. È l'essenza dell'amore, delle storie d'amore, che poi tu in altre pagine dici alla fine non finiscono mai, non finisce mai davvero fino in fondo, però finisce e bisogna distruggerli determinati amori. Insomma, questa così dialettica, ecco, forse neanche contraddittoria, ma porsi in dialettica anche rispetto ad un sentimento che vorremmo per forza fosse a tutto tondo e che invece non lo è mai, e porsi in dialettica anche nei confronti della propria vita, della propria scrittura, senza stare poi a giudicarsi, secondo me. Tu racconti tante storie d'amore in questo libro. Io dicevo, è un libello perché sembra breve, e non userò l'odiosa frase "l'ho letto tutto d'un fiato", che secondo alcuni è un pregio, è una qualità, un libro che si legge tutto d'un fiato. Io l'ho letto pianissimo questo libro, sottolineando e rimanendo a volte un attimo ferma sulla pagina a guardarla, a guardare le parole e a capire quale ripercussione alcune frasi
molto anche lapidaria, ecco, dette in maniera, molte cose dette senza peli sulla lingua, in maniera molto lapida, molto assertoria, pur non essendo poi nel complesso il contenuto assertorio, mi lasciavano un attimo, ecco, ferma, con la necessità di meditare, non di andare subito avanti, perché nel paragrafo dopo si apriva un'altra questione che aveva bisogno di tempo. A me piacciono i libri da metabolismo, non i libri che si leggono di corsa. Quelle sono storielle. La domanda mi pare che fosse sull'amore, però. Sull'amore, parliamo dell'amore nel diario dello smarrimento. Allora, sull'amore mi è capitato di riflettere qualche giorno fa su una cosa che io sono partito facendo una mozione ideologica ben precisa, cioè ho parlato del principio di realtà e di una lettura materialistica della storia, delle vicende umane. E però qualche giorno fa mi è capitato di pensare che noi viviamo lunghe fasi della nostra vita, per non dire l'intera esistenza, spesso in una sorta di nebulosa onirica, in una specie di sonnambulismo onirico che noi confondiamo per realtà, ma che realtà non è. Dico questo perché infinite sono le strade, le narrazioni, i significati, le verità che si nascondono nei rapporti umani, nelle vicende, in quella che noi chiamiamo esperienza. Quest'estate ho incontrato, dopo molti anni, una persona che per me è stata importante, davvero importante, quando ero giovane, quando ero ragazzo, una persona che non rivedevo da una vita, come si dice. E rivedendola, io sono rimasto completamente indifferente, chiaramente crescendo si indurisce, si è sempre meno emotivi, si è sempre meno suggestionabili, diciamo, no? Si ha uno sguardo sempre più freddo sulla realtà. Però salutandola molto cordialmente, con un affetto sincero, io mi sono chiesto, ma dove era finito quell'amore? Dove è finito quell'amore? Dove è finito quel ragazzo che per vederla quella donna avrebbe fatto faceva qualsiasi follia? Dov'erano quei corpi che si desideravano? Dov'erano quelle parole che quelle due persone si dicevano? Parole che io nemmeno ricordo più. E allora penso che ci siano livelli della nostra esperienza umana che non sono da noi decifrabili, che fanno parte di quel mistero materiale, materialistico, che è appunto l'esistenza, che a volte ci fa vivere come dentro un sogno, come dentro un come se fossimo degli uomini, delle persone che hanno dei fenomeni di sonnambulismo e camminano senza sapere bene dove vanno. Anche quella è realtà, ma è una realtà diversa. E noi abbiamo sempre questo bisogno di qualcuno che ci stia a fianco, che guardi il mondo insieme a noi, che forse ci dia una rassicurazione sul fatto che il dato, che la realtà esiste, che le cose esistono, che le cose che ho visto io le hai viste pure tu, quindi sono vere. Abbiamo bisogno di completarci, di perderci in quella cosa che è l'estasi, che è il piacere. E sono tutti processi che sono così fulminanti, fulminei, sono così meravigliosi, no? E poi il tempo li trasforma e li porta di qua e di là come degli aquiloni, senza che nessuno però, aquiloni non governati, e poi diventano altre cose, questi aquiloni si sfilacciano, vengono presi d'assalto magari dai gabbiani, oppure improvvisamente rovinano a terra e si distruggono. E allora l'amore che cos'è? L'amore è tutto quello che noi non potremo mai saper esprimere, non potremo mai definire. L'amore è questa ricerca appunto di entrare in un sogno. I problemi in amore quando è che subentrano? Quando piano piano il principio di realtà, giorno dopo giorno, rosicchia questo onirismo nel quale si entra. E poi devo dire che però è anche molto bello quando si riesce a piegare questo principio di realtà a un elemento di unione, a un progetto di unione, di legame. Però insomma, sull'amore, come diceva Renato Minori in una sua, citando una sua raccolta, non ne so più di prima, anzi con l'aumentare degli anni aumenta la confusione,
Aumenta la nebbia, mi ha sempre molto impressionato di un poeta della mia terra, Leonardo Sinisgalli, un poeta molto importante, Sì. una sua premessa, mi scuso per i capelli, ma io ancora non sono andato al barbiere dopo il lockdown, mi ha sempre impressionato di una sua premessa, un libro bello, struggente, ultimo, che intitolato Dimenticatoio. Lui che era un uomo di scienza, prima ancora che essere un poeta, era un fisico e un matematico vero, uno di quelli che era corteggiato da Enrico Fermi, tanto per intenderci, e lui diceva, dice, io pensavo che con il passare degli anni sarebbe aumentata sarebbero aumentate le certezze, la lucidità, uno sguardo esatto sulla vita, sulle cose, invece è aumentata la nebbia, è aumentata la confusione, è aumentato il disordine, e cioè, e conclude dicendo, io tutto questo l'ho vissuto come un'umiliazione. Cioè anch'io devo dire che questa confusione la vivo spesso come un'umiliazione. Quello che tu dicevi prima sulla mia apoditticità, sulla mia perentorietà nelle affermazioni, quello che dicevi prima è molto vero, ma è appunto uno stile apodittico. È uno stile apodittico perché ha a che fare col mio modo di parlare, ma in realtà se uno analizza bene quello che io scrivo, certo, è totalmente smarrito, è totalmente dilaniato dalla contraddizione, dalla confusione, quindi sono apodittico perché il mio stile, perché ho evidentemente una voce, un corpo apodittico, perché è un corpo della civiltà, ancora della civiltà contadina, e la civiltà contadina parlava per aforismi, parlava per certezze, parlava per detti popolari, perentori e assertivi, quindi è rimasta la carcassa, ma è una carcassa vuota. E ci avviamo verso la fine di questa nostra conversazione, perché non ti voglio tenere in ostaggio e voglio soltanto dire che ovviamente io ci sto a Il diario dello smarrimento di Andrea Di Consoli, che nonostante dica che a lui non interessa, a noi invece Andrea interessa, perché tu sai non che... Non mi interessa, no, scusa Enza se ti interrompo, no. Io non vorrei mai deludere nessuno. No. Mi è capitato, siccome ho scritto molti libri, mi è capitato che qualcuno si aspettasse qualcosa da me. E io non posso garantire niente di quello che sono, di quello che penso, allora preferisco la solitudine. Ma è già questa perché una garanzia, no? Voler dire io penso qualcuno... che ho paura dello scrittore che mi vuole garantire qualcosa, che mi vuole insegnare la sua visione del mondo a tutti i costi. Insomma, quello che stavo dicendo, e ho scherzato su di te, è che chiaramente noi usciamo da questa fase, diciamo, del lockdown, anche abbastanza provati come libreria e come un quartiere che vive questa libreria come progetto di rinascita, non è soltanto mandare avanti un esercizio commerciale, ma avere dei punti di riferimento. Io voglio dire una cosa sul Vomero, siccome la mia compagna vive al Vomero, io vengo spesso al Vomero e frequento il Vomero, io ho una grande fiducia in questo quartiere. Questo è un quartiere che deve fare di più, però. Perché è un quartiere che a volte si autodipinge peggio di come è. Perché è come se ci fosse una sorta di senso di colpa per aver magari per il fatto di godere di alcuni privilegi. No, di privi il privilegio di fare un lavoro magari più prestigioso, il privilegio di vivere in una zona più tranquilla, più vivibile, più bella anche rispetto ad altri posti che sono magari più difficili, diciamo, no? E io penso che il Vomero possa davvero diventare un grande propulsore di cultura a Napoli, ma deve superare due difetti speculari: da un lato il senso di colpa, e dall'altro a volte quel sentimento un po' provinciale che lo porta a considerarsi superiore agli altri quartieri. Se il Vomero invece capisce che è un momento nel quale deve dare un vero contributo per la rinascita culturale di Napoli, del Mezzogiorno, io credo che le straordinarie persone, le straordinarie intelligenze che sono in quel quartiere possono davvero fare la differenza. A volte invece questo
risentimento un po', è un quartiere che a volte tende un po' ad arroccarsi, un po' chiuso, no? È un po' anche il difetto della città, è una città molto partitica, molto di quartieri, questo è un po' il problema della città, che non però e dico sempre che la grande essenza della napoletanità io la trovo al Vomero, perché spesso noi, così come dite, come dicono alcuni ancora, Giù Napoli. La napoletanità a volte recitata e quasi citazionistica, come la fede per tanti che non hanno più fede. Invece al Vomero la napoletanità è custodita come è custodita in maniera, cioè sopravvive in maniera reale, perché essendo stata rimossa in quanto elemento vergognoso di cui vergognarsi, è durata. Cioè, fondamentalmente, l'unico modo per salvare le cose, per farle durare nel tempo, è rimuoverle, perché la rimozione la mette al riparo dalla erosione del tempo. E dunque, paradossalmente, al Vomero, che sembrerebbe il luogo meno afflitto dalla napoletaneria, come lo definisce Raffaella Carrà, è il luogo dove questa dimensione identitaria più forte emerge in maniera ancora più marcata, proprio perché è l'elemento rimosso che ritorna. Però noi abbiamo bisogno di questi presidi culturali che sono anche per noi fondamentali, la libreria, quindi queste conversazioni, queste presentazioni con autori che hanno qualcosa da dire, come quella di stasera, sono ahimè funzionali anche a riportare i lettori in libreria a leggere libri. Quindi noi stasera vi proponiamo Il diario dello smarrimento di Andrea Di Consoli. Se vi ha convinto, non Andrea, ma ciò, il ragionamento fatto e tutto nasce intorno e dal libro e dentro questo libro, potrete approfondire questi temi sulle pagine. Io ho scelto un epilogo, Andrea, perché io quando leggo ho la mania di cercare gli inizi, le fini, le epifanie nei libri, e quindi non so, è l'epilogo di questo nostro incontro, secondo me, e in qualche modo è anche un po' la mia lettura. Tu sai che ogni lettore poi ha il suo libro, è il mio diario dello smarrimento. Per me il diario dello smarrimento si sintetizza in questo punto qui, e vedi come ti mantengo la suspense. Io lo leggo, tu ci dici qualcosa e ci salutiamo così, se sei d'accordo con me. Ok, allora, il mio diario dello smarrimento ha questa epifania. Ricordo vagamente l'immagine di una delle prime poesie di Valerio Magrelli, l'occhio che si rovescia per guardare dentro, non più fuori. Le risposte sono dentro, la verità è dentro, il cammino è dentro, dentro la direzione. Aver cercato tutto questo fuori è stato spavento e immaturità, ansia e dolore, fuori non c'è niente, se dentro la direzione non è chiara. È quello che io mi porto dentro di questo libro. No, io ovviamente saluto te e i pochi o i tanti, non lo so, che ci hanno seguito sinora, tanti, dicendo tanti. Che invece io proprio ho vissuto al contrario. Cioè, è vero che c'è stato un momento nel quale l'ho pensato e l'ho scritto, questo pensiero, cioè di pensare che la verità, la direzione sia un dato inscalfibile da cercare dentro di noi. Invece la verità è che io penso che dentro di noi ci sia soltanto un vuoto, un eco che è causata da questo vuoto. Ho sempre cercato gli altri, le risposte le ho cercate negli altri, nei libri, nei luoghi, nei viaggi. Gli altri, lo dico in un momento anche difficile della mia vita per tanti motivi, dovrei dire che la penso come Sartre, cioè che gli altri, l'inferno sono gli altri, eppure nonostante questo dico e dirò ancora che gli altri non sono l'inferno. Dice a Beckett, non posso continuare, continuerò. Io sto esattamente in quel punto. Gli altri non sono l'inferno, non posso continuare, continuerò. Continua la tua, anche i tuoi progetti, diciamo, continua la tua esperienza di autore televisivo. Nel frattempo ci vuoi dire qualcosa rispetto a questo? Ci lasci? Sì, voglio dire perché ho iniziato a fare televisione, a parte perché sono un padre di famiglia e devo vivere e devo sfamare una famiglia, quindi è chiaro che devo fare tutti i lavori che possano essere
tutti quei lavori che possono essere remunerativi, però io a un certo punto mi sono detto non voglio stare nei luoghi dove ci sono le persone, non voglio stare nelle nicchie virtuose, nelle minoranze eticamente superiori, voglio stare nei luoghi dove io ogni volta che ho fatto un programma televisivo sapevo esattamente in che casa entravo, perché mi piacciono le case delle persone, so le case in periferia, nei piccoli paesi, nei centri più abbandonati, come sono. E quindi per me è stato un modo per entrare ancora di più nel mio tempo, in questo mio tempo, e in quella sintonia, e chiudiamo il cerchio, in quella sintonia con il tempo che mi è stato dato di vivere. Quindi per me la televisione è stato un atto di umiltà e continua ad essere. Il prossimo impegno o quello che già stai svolgendo in TV? Così lo diciamo. Adesso sto facendo Save the Date per Rai 5 e Linea Blu per Rai 1, e poi lavoro come sempre a Rai Tech, che è un lavoro enorme, bellissimo. Insomma, perché questi sono i miei lavori. Allora, grazie ad Andrea Di Consoli. Grazie a te. Grazie a Dio ci sto, noi vi salutiamo da Napoli e da Roma in diretta con il diario dello smarrimento, che ci aiuta a sentirci meno smarriti, devo dirla questa cosa. Grazie ancora, grazie. Arrivederci.